Raga, buongiorno. Oggi vi porto con me al mio primo match di wrestling ufficiale. Mancano poche ore, mancano poche ore relativamente perché sono le 9 di mattina, lo show inizia alle 5. Però giustamente ci si sveglia, si fa colazione e si trovano le uova del merda al buffet. Generalmente quando faccio colazione al ristorante e non ho un piano alimentare ben preciso, così per mangiare un po' a caso, cioè non grammato, però mangiare bene, prendo 3-4 uova, 3-4 fette di pane e le pesche sciroppate se le trovo un po' per sfizio perché mi piacciono un sacco. Il pane non è neanche scaldato perché non sono stata capace di capire come si apriva la pinza per inserire il pane e metterlo nel coso lì, però per il resto va tutto bene. Colazione fatta, sono anche andata in bagno, che è una roba fondamentale che viene magari presa sotto gamba, ma andare in bagno prima di un match è fondamentale, tant'è che io ho saputo delle cose dai ragazzi che fanno wrestling da molti più anni di me, che è meglio che non vi racconto adesso. Fate la cacca prima dei match di wrestling. Io andrò a mettere le lenti a contatto perché sono occhialuta e non posso combattere con gli occhiali. Sarebbe la roba più scomoda del mondo e mi volerebbero in mezzo alle persone. Quindi lenti, mi trucco. L'altra volta sono stata truccata, però a sto giro facciamo le prove poco prima dello show stesso e ho paura che nessuno mi trucchi e di non avere tempo per farmi truccare soprattutto. Mi sono presa delle mascherine, non so se la farò, forse questa per darmi una svegliatina, per avere la faccia un po' più sveglia. Poi ho comprato dei trucchi apposta che chiaramente non ho mai provato, si è neanche aperta la scatola, quindi tipo questo qui dovrebbe essere quel coso che mi metto sulle palpebre. Come si apre? Boh. Ah, così. Userò chiaramente l'argento, non il blu. Poi ho preso una matita e un eyeliner con cui vorrei cercare di replicare il trucco che avevo nel video musicale, cosa che non accadrà mai. Sicuramente non ce la farò, quindi è già tanto se applicherò questo, mi farò alla meno peggio due righe di eyeliner, una base di fondotinta, quello che è, insomma, due righe un po' più scure qua. Un po' di rossetto, capelli penso li acconcerò dritti, tirandoli un pochino indietro qua. Ecco, quello sarà il mio make up e il mio parrucco. Per quanto riguarda quello che indosserò, avete già visto il mio attire nel video musicale e praticamente mi vestirò tale quale. Speravo di avere gli stivali, però ho commissionato a un messicano gli stivali tipo un mese fa. Questo mi ha spergiurato che sarebbero stati pronti per il 29 di settembre. L'ho chiaramente pagato in anticipo. Non penso sia un truffatore perché fa gli stivali a un sacco di persone della WWE, quindi io chiaramente sono andata subito da quello top fino in Messico, quando avrei potuto magari andare a comprarne un paio di normalissimi da qualche altra parte, ma no. Fatto sta che ho cercato di fargli capire che era urgente, che mi servivano questi stivali argento. Oggi è il 29 di settembre, non abemus nessuno stivale argento del cazzo, niente. Quindi José sappi che mi è deluso profondamente perché questi stivali non sono arrivati. Perciò utilizzerò le mie scarpe che ho utilizzato in tutti gli allenamenti, dal primo allenamento ad oggi. Ho le ginocchiere personalizzate fatte da questi ragazzi qua che mi hanno mandato un sacco di roba e mi hanno fatto queste ginocchiere personalizzate. Abbiamo chiaramente i super occhiali che ho indossato anche per la Rumble, che sono in vendita sul shop online, quindi li potete acquistare pari pari sul mio shop online. Avrò il giubbotto con le borchie che ho in macchina e basta, inizio a truccarmi che si fa tardi. Se tengo la maschera posso andare direttamente così a fare il match tipo luchador messicano. Un po' Leonardo DiCaprio nella Maschera di Ferro e un po' Rey Mysterio. Questa qui la farò stasera. Purifying e clarifying. Ma quanto deve rimanere su? One eternity later. Stessa faccia di prima. Serve a niente queste maschere. Questa roba dovrà assorbirsi, il cazzo. Vabbè, nel dubbio mi lavo le mani e metto le lenti intanto. Cremina viso Prozis, io metto questa al mattino perché non sono pratica con le maschere, ma la crema viso la metto. E questa invece la notte, che idrata per benino, per avere una faccia da 34enne decente.
Proviamo. Correttore. In teoria con sto coso qua non divento unta come una sardina sul foglio. Qualsiasi make-up artist in questo momento starà rabbrividendo, ma si accettano lezioni di trucco. Non ho portato i pennelli. Da 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 da. Quindi questo vuol dire solo due cose. Una, o che vado di ditino. Due, che vado lì al teatro, cerco una ragazza che abbia un pennellino e mi picchi su sta roba. Che andrei per la seconda, c'è sempre tempo. E continuiamo dopo sperando di trovare un pennello. Potevo portare anche la lacca. Questo accade quando vuoi fare 300.000 robe tutte insieme e mentre ti prepari per venire a Colossal passi anche da un matrimonio, passando da casa, passando da tuo fratello, passando, insomma, ecco, ti dimentichi la roba, è chiaro, è normale. Ginocchiere. Ehi! Completino. Ehi! Calze, olio, non quello Johnson di Puff Daddy, ma un olio apposta per avere i brillantini, eh? Trucchi ce li abbiamo, i pennellini no, vabbè. Scarpe, occhiali, la giacca borchiata in macchina, pre-workout di Prozis per avere un pochino più di cazzimma contro vertigo, piastra, spazzola, dovremmo aver tutto, possiamo andare al teatro Cantiere Carrara, anzi passare prima, prendere da mangiare al supermercato. Sono stato a fare un po' di spesa, ho preso della bresaola, del pane, delle gallette con la cioccolata fondente nel caso in cui mi servisse un po' di energia prima di salire sul ring, acqua, Coca-Cola zero, fazzoletti di carta perché oggi sto smucciolando alla grande. Qui c'ho la mia giacca di pelle chiodata e qua dentro parte del merch che ho preparato in occasione di Colossal che darò a Siv da vendere e in questa occasione ho deciso anche di donare a Siv tutti i ricavati dalla vendita del mio merch, quindi acquistatene tanto. Le assomiglio? Vi presento mia sorella. Finalmente ho la mia maglietta della Siv perché dopo quasi un anno che mi alleno con loro ancora non avevo la maglietta. Finalmente. Boh, io direi che si mangia. Mi faccio 1/2 paninocci con la bresaola. Alle 2 iniziano le prove e alle 5 inizia lo show. Non vedo l'ora. Sto tentando di capire come e da chi farmi truccare. Io avrei bisogno di qualcuno che mi aiuta col trucco perché ho scordato i pennellini. Ci abbiamo one. Grazie. Prendo uno un po' più fino. Sì. Oh, questo è più fino. Sì. Si da provare un po'. Quello che avete appena visto è la prova del match con Vertigo e il briefing che si fa tutte le volte prima del match perché sappiamo bene che
il wrestling non è finto, è prestabilito, quindi è uno show, si sa già prima di partire che tipo di match si va a fare, chi vince, chi perde, eccetera. Poi chiaramente le doti atletiche, le botte, eccetera, eccetera, sono tutte reali al 100%. Ora ci saranno altre prove, si faranno le prove delle entrate, quindi si proverà la musica. Io a sto giro entro con la mia canzone, mi sono autoprodotta il brano che mi accompagnerà sul ring, quindi sono emozionata il doppio. Se non l'avete ancora sentita, andatela a sentire, perché è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e andate a vedere anche il videoclip del brano stesso che trovate qua sul mio canale YouTube. Bene, ora è arrivato il momento di andare a cambiarsi, quindi vado ad indossare il mio attire per diventare una vera wrestler. Eccoci qua. Questo è il mio completino da wrestler. E adesso voglio che qualcuno mi faccia qualche foto. Quando facevamo gli allenamenti me le dava come a Fiorentina.
Invece durante il match me la... Ah, ok, facciamo sul serio, vabbè. Il match è andato, come ho detto prima, vertigo. C'è una bella differenza tra provare e fare il match, perché mi ha dato di quelle saccagnate. Ho sentito la gabbia toracica tremare, soprattutto nell'ultima mossa che mi ha fatto. Bello, bellissima esperienza, fantastica. 6 minuti di match più il tempo per l'entrata sono volati via. Praticamente non mi sono neanche resa conto che sia trascorso il tempo del match. Io sarei già gasatissima per farne un secondo. Chiaramente mi devo allenare ancora molto, 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 molto. Mi devo rivedere, perché sarò ipercritica sicuramente quando lo rivedrò. Mi farà stranissimo. E poi si migliorerà, si andrà avanti e si vedrà, no? Ora vado a cambiarmi, torno nelle mie vesti civili e andiamo ad incontrare i fan e a vendere qualche maglietta del merch. Termine di questa giornata, una coccola con un buon piatto e un buon vinello. Alla prossima!